Dicono che l'equivalente di emissione di CO2 equivale a 90 appartamenti. Fanno, per la centrale fanno quel tipo di ragionamento, ma non dicono quanto ossigeno viene sottratto perché gli alberi vengono eradicati. Per quanto riguarda le autorizzazioni, a me brucia, io sono sindaco di un comune, devo ovviamente un punto di equilibrio è sottilissimo, perché devo assicurare da una parte le idee dei miei concittadini, dall'altra devo assicurare la sicurezza dei miei concittadini. Loro però ci stanno mettendo veramente allo sbaraglio, perché non dobbiamo essere noi sindaci, non deve essere Marco Motil primis che deve andare a leggersi le carte, a dire qual è la legge che non hanno rispettato. È allucinante che questi fanno un'opera e estirpano 230 piante e domani non c'è la via per proseguire su quel progetto. Allora non possiamo fare una casa e autorizzare le fondamenta se poi quella casa non sappiamo, non abbiamo certezza che venga realizzata, perché per realizzare quelle fondamenta noi buttiamo calcestruzzo, buttiamo gli alberi giù e tutto quanto. È assurdo. Su una civile abitazione un qualsiasi cittadino che va a presentare deve avere il permesso di costruire che contiene in sé tutti gli atti amministrativi propedeutici a quel permesso di costruire. Vuol dire avere il parere della sovrintendenza, il parere della forestale, il parere via, tutti i pareri che confluiscono in quel permesso di costruire. Loro oggi eradicano degli alberi e non hanno il permesso di costruire relativo a quell'opera. Per me è allucinante. Grazie a voi.